Siamo a Quartoggiaro, via Lessona, casa Arché. Abbiamo accolto il grido di dolore di Don Igor da Leopoli, che nel suo seminario ha accolto più di 50 bambini e altri adulti e ha bisogno di cibo e di materiale appunto per bambini e per donne, persone che appunto stanno scappando dalla guerra. E abbiamo acceso la miccia della solidarietà con impegno, con appunto Casa Arché, con Nonnus Luca e con tanti tanti amici. La solidarietà è il fulcro, è il nuovo cuore pulsante di Milano e di tutti, ma fatta di concretezza, che è appunto quella di portare questo materiale che domani partirà appunto per Leopoli con il nostro padre Giuseppe, che è qui. Eccoci qua. Padre, allora cosa succede? Cosa facciamo domani? Beh, domani si parte con questo carico straordinario che in 24 ore non so chi poteva pensare di poter raccogliere così tanta roba da portare a padre Igor. Siamo due pulmini, abbiamo recuperato un pulmino proprio all'ultimo, perché così riusciamo a portargli quasi tutto, penso. E, okay, vediamo. Ma il padre Igor l'hai sentito? Sì, siamo sentiti proprio stamattina. La situazione a Leopoli è abbastanza tranquilla, mi diceva, quindi possiamo immaginare di passare la frontiera, speriamo. Abbiamo proprio i cartelli appunto da mettere sui furgoni, in modo che... Vediamo. Va bene, vediamo. E quindi dai, proviamo a rifare, a rigenerare questo senso anche di fratellanza che c'è fra di noi e con le altre persone. Credo che sia questo il contributo che tutti possiamo dare. Assolutamente, sì. Come ha detto qualcuno, una piccola goccia, perché è una piccola goccia, ma credo fa che... Fa un oceano. Esatto, fa un oceano.